La roba nell'occhio. Buongiorno. Che ci fai qui, Gabriel? Non mi hai detto che te ne andavi. Dove vai? Grazie, Ricky. In attesa che Twitch mi faccia rinnovare in serata, festeggiamo un altro mese di gatto su Twitch, anche dopo 65 mesi e parecchi di più. La qualità è sempre stata un crescendo. Ma adesso. Adesso. Buongiorno. Buongiorno. Ah, va bene, Gabriel. Com'è? Questo cappello è stretto comunque. Il video di sub domani è già uscito, il video di sub. No, Gabriel, grazie. No, Gabriel, grazie. Ho già dato abbastanza soldi a Kickstarter, come sai. Finendo male, tra l'altro. Piove qui, piove. No, adesso no. Ma non lo sappiamo finché non arriva la mia stazione meteo. Dopo lo scopriremo. Bravo, Gabriel. Ce le ho le finestre, però non voglio uscire fuori, anche perché fa un bordello stamattina. Spero non si senta troppo, stanno tagliando le erbe. Andiamo avanti con sto gioco che non sta finendo più, ma non stanno arrivando nemmeno nel clou della situazione. Sta succedendo niente. Capolavoro, capolavoro, sta succedendo niente. Posso dire che non sta succedendo niente? Ecco, non sta succedendo un cazzo. C'ho le tende davanti, Ricky. E poi dietro di me. Devo fare anche girarmi, devo. Devo spoiler che il gioco non finisce, entri in un loop. Che invidioso che sei, Ricky, mamma mia. Mamma mia. Ma tu come fai a sapere se ha piovuto 3 ore fa? Eh? Se dormivi 3 ore fa? Dimmi, come fai a saperlo? Di che parliamo? Il mese prossimo prendo anche il raccoglino per la pioggia e lo sventolino. Te ne sbatti le palle, io no. E io no. Perché così so se devo annaffiare o meno l'erba. Tu te ne sbatti... Ce l'hai il giardino? No. E io sì. E io non me ne posso sbattere le palle. Se la terra è umido, no, carini, perché con questo caldo si asciuga subito. Tra l'altro con la terra che ho io in giardino si asciuga dopo 6 secondi. Grazie a Prof. Bigna per 24 mesi. E se gli do troppo da bere poi mi annegano le piante. Non ho detto sì. Non è vero che se si asciuga devi rinnaffiare, perché fai male poi. Si spreca acqua, bravo Gabriel. Non ne ho idea, Sneaky, come funziona. Ti farò sapere. Se arriva. Sono qui tutto in attesa. Sei di classe 80 dentro, siete molto più giovani di noi classe 90. Basta guardare gatto come è conciato. Verissimo. Dovrei offendermi, ma è verissimo. E ora, cosa ieri Modrio fa? Oh no, devo parlare con Dutch. Ma ci parlate voi con Dutch? Io vado a farmi, non so... di crack. Ma che ci vuole parlare con Dutch? Salto? No, perché qua ci sono gli spunciotti. Qua? Sì. Benissimo. Subbatevi! Ieri il subday non è andato benissimo, ma confido nel fatto
che oggi andrà meglio, così a caso, non senza alcun motivo. Oggi andrà meglio, subate, subate, subate. Dove vogliamo un po' di violenza a caso, sì, però non contro gli innocenti, perché già sto facendo fatica, vedi, a tornare nella zona grigia. Che questo già... aspetta, qui c'è uno che bisogna... ha una taglia? Buongiorno, monsieur. Aspetta che do i soldi al cieco. Dov'è il cieco? Denaro, tiè. Boia, è salita di molto la barretta. Non posso dargliene ancora. Gioco di merda. Sì, giusto, devo trovare anche un tabaccaio, mi avete detto ieri, mi sono dimenticato ieri, per pagare la mia taglia. Eccolo qua, il tabaccaio, dopo Dutch. Non ho più i drop di Sea of Thieves, ragazzi. Però pensavo di chiedere di nuovo a Pur di giocare assieme, magari in una live non su Bonly, perché quella, la live su Bonly di ieri è stata una delle robe più eccezionali che abbiamo mai fatto, e vorrei riaverla qui con noi, magari un sabato mattina se si sveglia. Ieri abbiamo riso veramente tanto. Sorry, lady. Good to see you again, mister. Paga la taglia. Tra l'altro ricordiamo che la taglia qua, vabbè, lasciamo perdere. I never did anything. Wrong. Wrong. I got falsely accused, you know. Good day to you. Vai il culo, va. Buongiorno. Morning to you. Hey, folks. Hi there, mister. Your face looks familiar. Good morning, mister. Ardassa. Hello, mister. Se Saturno con le volte qui si è fatto la cacca sul marciapiede e non sull'erbetta. Buongiorno anche a lei, grazie. Un tavolo buono che conosco il proprietario. I am in a good mood for some reason. Non c'hai più la barba, sei un uomo di merda. Hey, signor. Signor. Entra qua. No. Non si apre. Non è la banca, è la posta quella. Got inside his head? There you are. Come on, keep walking. You're late. A couple of days in this place, you turned into some clock-watching city boy. What's the urgency? We need to leave. Forever. We've been doing well, making money. But for us all to leave together, we need enough for a boat. Now, I found a friendly ship captain, and he's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear. Be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. Perché? I reckon we got a few days before the Pinkerton show and then, we're done. Now, we need money. Bronte said this place has got money. Come on. Va bene. Ladies and gentlemen, this is a robbery. This is a robbery. And none of you will die. Annoy me. And you all. Scusami, non è cattiveria, ma potresti darmi i soldini. Grazie, dammi i soldini. Non è cattiveria, che mi servono i soldini che devo andare a Tahiti. Salve signora, non è che ci avrebbe dei soldini, devo andare a Tahiti, grazie. Lei è gentilissima, signora, mi spiace. L'idea di Dutch, quello lì, io non c'entro ca... dai, mi ha messo la cattiveria addosso, mi ha messo. Scusi, non è cattiveria, ma posso avere i soldini? Grazie, mi spiace tanto, sa? Però sono la signora, ma... no, ma anche lui mi ha dato la cattiveria. Dai, mi ero appena sistemato. Scusi, non è cattiveria, l'impiegato. Dai. Mr. M, check the safe.
Può aprirmi la cassaforte? Sure. Faccia il favore, dai. Faccia dai la cassaforte, la cassaforte, grazie. I don't think they keep much cash in there. Open it. Gentilissimo, sa? Guardi, prendo i soldi e vado a Tahiti. Che bei cassetti, complimenti, non c'è un cazzo, non c'è. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks, a few dollars in coins, that's it. No, ce l'ha detto per impularci, ce l'ha detto. There's a ton of cops out there. Come on now, we got you surrounded. That greasy son of a bitch, he set us up. Sono più poliziotti che abitanti in questa città. What we gonna do, gentlemen? Something. The trolley. The trolley. Attaccati al tram, dai. E fischia. Go now. Does this trolley go to Tahiti? I hope so. All right, shoot us some space, boys. Look out on the right. Guardate, ho fatto casino. Perché? Watch those side alleys, Arthur. We got something about you too. Broad day is gonna pay for this. Some riders coming on this side. Arthur, cover our left, Lenny. Need you on the left now, Arthur. Come on. Oh no, 80% di già. Sono molto ingolosito da quello della Sony, però cazzo, se non voglio spendere sti soldi. Buongiorno, come va? Il gioco sta iniziando a farmi girare un po' il cazzo, perché Dutch è veramente una merda. The thing's broke. Porco cane! Che disastro ferroviario! Ma sì, continuano a chiamarti tutti per nome durante le rapine, è proprio una merda. Non ha veramente il minimo senso questa cosa. Dutch! You okay, Dad? Sure. Warning. Devo rallare. Poi chiaramente questo qui è tutto un piano dell'italiano per fotterci. You take right, Lenny. Dutch? Probabilmente era un diversivo. Mentre noi facciamo questo, l'italiano sta rapinando da un'altra parte o facendo delle furbate, delle furbescherie, dei tricks da italiano. Si mangia spaghetti di merda. Just keep shooting till nothing moves. This is our chance to move. Questi mangiatori di bucatini a tradimento. Da dove è lui? Guardalo, eh. Per la matriciana! Non andare via? No, non andare via. Scusate, signori, vado. Non ci fa. Ricky, ma che bel cappello, grazie. Ti ha fatto rinnovare il cappello? Hai fatto bene. Rinnovate per il mio cappello nuovo. Trovate tutto qui, nel link di Amazon. E se ne comprate due, non succede niente. Stick with me, Dutch. I'll lead you out. This way, onto the street. 90% degli abitanti è poliziotto, se no non si spiega. No, no, ma infatti non ha... Non ha un cazzo di senso, se non fa ridere questa cosa. Che poi non è un problema, è che mi fa ridere, purtroppo. Era triste. Come questo gioco venga dipinto come la realtà del mondo vero, ma solamente per determinate cose molto specifiche. Tutto il resto invece è puro gameplay. Le parti pallose, tipo le ride, per quanto riguarda i menu invece bisogna farli noiosi, perché è realistico. Allora, è noioso quello, le cose non realistiche sono noiose uguali. Allora ragazzi, decidiamoci un attimo, andiamoci una quadra. Poi tutto il resto è bellissimo, però ci sono alcune cose che veramente non si va a fare le realistiche, e altre invece che più realistiche sarebbero state più belline.
Almeno nel vecchio West funzionava così. Sì, sì, per carità. Mi fido. No, di là, scusa, sto seguendo quelli sbagliati. Perché adesso sono cattivo? Mi ha dato della cattiveria, perché? Mi sono imbriagato. Vedo che mi mangio qualcosa. Red Dead Redemption 2 è il miglior gioco di sempre. Mi sembra una roba un po' eccessiva. Bellissimo. Il miglior gioco di sempre? Non sono d'accordo. Poi gusti su un po'. Let's go. Comunque questo non è il tempo questo. Sai che non siamo fino al west. Cotechino, quando l'uomo con la pistola incontra il gatto con il fucile, con la pistola non è morto. No, ma anche un uomo con la pistola incontra me con un coltello, perché è veramente easy questo uomo. Qua non c'è quello fuori che stava sotto. Però sono robe diverse, attenzione. Attenzione. È difficile comparare un God of War con un Red Dead Redemption. Sono proprio due robe completamente. Personalmente vedo tutti i pregi che apprezzano, però vedo anche i difetti che hanno altri giochi dello stesso genere, quali Assassin's Creed. Solo che Assassin's Creed è merda a prescindere, questo qui è capolavoro e questo non lo capisco. Perché i giochi Rockstar comunque sono belli, per carità, però la loro ripetitività ce l'hanno, hanno le loro magagne che ricordano molto altri titoli open world, meno blasonati. Cioè, non si dica che siano titoli di merda, quelli di Rockstar, ci mancherebbe. Infatti mi sta piacendo, però ci sono alcune parti che dico sì, andiamo avanti. Che cazzo abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo premuto due tasti sparando in testa alla gente. Non ci sono 80 poliziotti. Io vorrei fare un conto. C'è qualcuno che magari prende il conto dei poliziotti? Ah, bravo, Dutch. È proprio una bella idea, effettivamente. Ma che cazzo? Dici che c'è da qualche parte una statistica? Vabbè, dai, 40%, 44%. Siamo neanche a metà. Oh my god. Compendio magari. Animali, pesci, piante, cavalli, armi. No, mi sa di no. Forse le sfide? Grazie al pesta carne per 22 mesi. Ok, forse qua. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. No. Contiene anche le secondarie per la percentuale, però c'è scritto storia. Vabbè. Se io leggo storia è la main. Anche per il secondario, ok. I think we're clear. Decidetevi ragazzi, perché non è possibile che uno dice è il totale e gli altri dicono solo le storie. It's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Yeah, you're a good kid. And we each got $15. Oh, buono. And a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur.
He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? L'hai preso per il culo. I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? Bella domanda. We just need money. One more decent take and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that? Especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on, I'm taking you back to camp. Hey, hey, you did real good there, Lenny. Lenny. Siamo al 44% di solo storia. Well, can't win them all. Okay. La solita storia dell'un altro colpo e poi basta. Ma è quello che sto dicendo. Allora, il mondo di gioco mi sta piacendo da morire. È super immersivo ed è verissimo quello che dicono tutti, come che è il miglior open world dal punto di vista dei dettagli. Questo è verissimo. Grazie a Chubby Candle, sono 9 mesi gattone, grazie mille. È veramente immersivissimo, vai dove vai, trovi veramente di tutto ed è bella questa cosa, è veramente bello, bello, bello. La storia mi sta facendo abbastanza cagare. E boh, cioè, non lo so. Dove andare? Ma è venerdì mattina oggi? NordVPN, signore e signori. Punto esclamativo NordVPN per viaggiare ovunque siate. Siate nel selvaggio West, non importa, usate NordVPN e nessuno saprà dove siete e cosa fate. NordVPN. Grazie Pavaz per 26 mesi. Me lo sparate in chat? Un NordVPN? Ma devo andare all'accampamento? Prima volta che non ho segnalini. Grazie belli, cliccate su NordVPN, risparmiate e viaggiate e navigate. Ah, ecco qua, adesso è comparso Dutch. Eccolo lì. Poi sta cosa dell'autoguida che fa abbastanza cagare, che purtroppo è una roba importante, secondo me, del gioco, che invece è stata lasciata un po' così. Nel compendio delle statistiche dell'arma. Ma io ne ho usate diverse di arma. Gusti sono gusti, ma è il primo che sento dire che gli fa cagare la storia di Red Dead Redemption 2. Ma ne possiamo parlare, eh? Cioè, se credi che io sono in fallo, io non sono infallibile, magari. Non ho colto le sfaccettature, ma cos'è successo fino adesso? Abbiamo rapinato da qualche parte ed è andata male. E allora ci stiamo nascondendo dalla legge, nel frattempo mentre ci lecchiamo le ferite, guadagniamo dei soldi, per poi tornare a Blackwater a recuperare il denaro per levarci dai coglioni. Cos'è successo in tutto questo? Miss Karen, how you getting on? Fine so far. Hanno rapito il bambino. Quella era l'unica cosa un po' così. Poi qualcuno nei guai, vai gli spari, lo salvi, boom. Però storia. Siamo appena stati inculati adesso. Non voglio spoilerare, ma dopo sarà più bello. Ti credo. Vi credo. Però adesso non so quante ore sono. Vorrei sapere a quante ore sono. Me lo dice quante ore ho giocato? La cosa figa è la sottotrama, il tramonto del vecchio West che si scontra con la rivoluzione industriale. Sì, Vic, però quello si vedeva moltissimo nel primo.
bellissimo, tra l'altro. Che era anche bello più spedito, da quanto mi ricordo. Potrei ricordare male. Non mi dice quante ore ho fatto. Siamo a 30 ore. 3 ore per 10 giorni. Dopo sarà più bello. Sì, però io mi sono spaccato i coglioni per 30 ore. Capite quello che sto dicendo? No che non vado a cacciare in montagna, perché sennò il gioco non lo finiamo mai più. Vabbè, 25 ore. Comunque 25 ore di niente. Poi diventa bello. Ho capito, ma non poteva essere bello da subito? È quello che dico sempre. Non era veloce, ma aveva un bel po' di dialoghi in meno. No, era veloce nel senso che ti diceva vai lì e fai. E tu andavi lì e facevi Red Dead Redemption 1. Ma infatti, al di là del mondo, per me Red Dead Redemption 1 è molto più bello di questo. Perché in realtà l'ho giocato tanti anni fa. Il punto della storia di Red Dead Redemption 2 è che tutta la prima parte della storia, anche due terzi, serve per farti conoscere i compagni. Bah, adesso. Secondo me neanche tanto, Perché comunque, con due dialoghi a compagno, hai parlato già con tutti e sai già abbastanza tutto di tutti, Anche perché non è che abbiamo approfondito più di tanto, sappiamo che Mika è una testa di cazzo, che Billy è un sempliciotto rincoglionito, che Dutch è una rottura di coglioni, che c'è la signorina, quella lì ribellina, che ammazza la gente a coltellate in gola, che il macellaio è un poraccio. Cioè, non è che abbiamo questo approfondimento con queste sfaccettature incredibili. Capisco benissimo che hanno scelto questo tipo di trama. Che piaccia o non piaccia, bisogna essere oggettivi. A livello di mondo e grafica è fatto bene, per la storia un po' meno. È quello che sto dicendo. È quello che sto dicendo. Cioè, a livello di storia, per adesso mi sto sfrantumando le palle. Perché per il resto è bellissimo. Ed è il motivo, tra l'altro, per cui l'avevo forse annusata troppo presto, che l'ho mollato 3 volte. Perché comunque vedi che c'è una lentezza voluta per far durare il gioco di più. E in questo io lo vedo molto simile ad Assassin's Creed. Questo allungamento di brodo. Poi che piaccia o non piaccia Assassin's Creed ci sta, un diverso gameplay, però l'idea di base è quella. Abbiamo un gioco da 700 e passa ore e la trama ne dura 70 e quindi tu devi fare quello, devi fare quell'altro, devi andare da Tizio, andare da Caio, però che due coglioni. No, ci sta Tristan, che volendo tu puoi conoscere di più i tuoi compagni, ed è una cosa bella. Lasciare al giocatore la scelta. Però io ho detto, fino adesso non è servito un cazzo fare 30 ore, e mi è stato detto, guarda che è per conoscere meglio i tuoi compagni, non è vero. Capito? Assassin's Creed non li reputo Assassin's Creed gli ultimi tre. E su questo siamo d'accordo, Sono d'accordissimo con te. Anch'io sono un grandissimo fan di Assassin's Creed pre-open world gigante mega galattico. Questo non l'ho mai nascosto e mai lo nasconderò. Però io vedo molti punti in comune tra questo Red Dead Redemption 2 e i nuovi Assassin's Creed. Un open world gigantesco pienissimo di roba da fare. Una trama allungatissima, perché comunque ti deve far fare il giro dappertutto e farti parlare con tutti. Cioè, per me i difetti ce li hanno in comune, Secondo me la lentezza non è per allungare in brodo, ma per farti immergere nel mondo di gioco. Ci sono le secondarie per quello. Cioè, il mondo è talmente bello che si vende da solo. Non c'è bisogno di costringermi con la trama principale. Ho capito, Tristan, allo stato attuale. Allora, non serve che mi continuate a dire poi diventa meglio, poi diverso. Io sto dicendo, allo stato attuale mi sto spaccando le palle. È come dire,
guardati quella serie TV di 10 stagioni. Le prime 3 stagioni sono una noia terribile, però dalla quarta figata. E ho capito, però io per 4 stagioni mi sto spaccando i coglioni. Se ci pensi, però, è un problema tipico dell'open world. Non è vero, Garbs. È diventato un problema tipico degli open world ed è quello che sto dicendo purtroppo da diversi anni. È un problema che è diventato così perché ti devono vendere l'open world, dire ah guarda che noi abbiamo tante ore, tu hai speso i tuoi soldi, però li hai spesi bene. Ed è un difetto che da qualche anno sta emergendo molto di più nei titoli Ubisoft, perché lì devono, ne fanno anche uno all'anno, ogni 2 anni, quindi devono puntare su di quello. Però in generale tutti gli open world hanno iniziato da qualche anno ad avere questo problema. Ma non era così prima. Non era così prima. È quello che mi manca. Direi che le prime 35 ore sono state nervose, però è esagerato. È a livello di trama, sì, ste. Cioè, ci sono stati dei momenti fighi, però sono state 25 ore di dialoghi tra personaggi che, tra l'altro, vabbè, questa è una roba mia, che mi stanno anche un po' sul cazzo. Però cioè, non sono state 25 ore da cazzo duro. Non sono state 25 ore di Mad Max. Sono state 25 ore con alcuni momenti top, però la maggior parte momenti di grandi passeggiate. Ma certo che vedrò com'è più avanti. Però Stavo dicendo, allo stato attuale ci sono questo difetto. Era giusto per chiacchierare, ragazzi. Non è che adesso mi fermo e dico siete coglioni perché apprezzate questo gioco. Era giusto per introdurre la conversazione. Dopo l'ennesimo colpo fallito, dopo l'ennesima puttanata fatta da Dacci, ho detto ragazzi, però che palle. Era questo. Ha senso vendermi un gioco che dovrebbe durare 30 ore ma ne dura 120 perché hai fatto un mondo enorme? No, assolutamente no, Vector. Assolutamente no. Ma infatti non ho più giocato a nessun Assassin's Creed per quel motivo lì. Cioè tu potresti farmi tranquillamente una bella trama da 30 ore. Poi vabbè, Assassin's Creed ha anche un altro problema che hanno anche i Far Cry. E quello per me è molto peggio. Per me questa cosa dovrebbe essere una miglioria, ma per me peggiora drasticamente lo story driven. E quando ci sono i bivi o poter fare prima o l'altra missione, anche questo è così meno. Però nel momento in cui tu sei lì e hai 3 missioni di trama principale, sai già che saranno delle missioni del merda, perché nessuna delle 3 può portare avanti la trama senza le altre. E lì dici oh, aspetta, devo mangiare effettivamente, vorrei mangiare, c'è da mangiare. O non è l'ora del pasto? Perché c'ho il cuoricino vuoto. E non è l'ora del pasto, figura. Posso aspettare un attimo, sta facendo lo spezzatino, ok. Aspettiamo così mangiamo. La ID far che è una merda totale. Sì, ma cosa c'è? Non usciamo dal seminato. Quando il gioco ti propone vuoi fare prima di là, sai già che la trama non è scritta ad hoc, non è scritta in maniera approfondita, perché è scritta in modo che funzioni, che tu prima vada a B, che tu prima vada a Z, che tu prima vada ad A. E questo purtroppo è un difetto allo stato attuale invalicabile, che si potrebbe valicare solamente con una scrittura incredibile. Cioè tu dovresti proprio rendere il gioco super procedurale con intrecci, varie cose, ma allo stato attuale è assolutamente impossibile. Horizon lo vedo in questa categoria, sì, però Horizon è un po' più spedito. Horizon è un po' più spedito. Il secondo, il primo no. Anzi, Horizon sono 2. Sono molto triste di averlo abbandonato perché mi stava piacendo molto. Però è uscito Elden Ring e quindi. Lì però non sarebbe bello, Saloria. Dovresti passare sempre il tempo a controllare, vedere se c'è un aggiornamento.
Solo quando ognuno di voi segue questo canale, ma Gatto non si è mai tirato indietro nel fare dei rilievi ad un gioco. Anche se è un gioco che ama la follia. Sì, sì, assolutamente. Assolutamente. Oh, ci sono giochi che mi piacciono da morire. Vedi cosa, no? Hai già... Cosa mi dice? Come ho già mangiato? Ma io sto di merda. Ma porca miseria. Guarda Dark Souls, è un gioco che amo la follia, però è pieno di merda, eh. Che difetti hai notato dopo il World di Elden Ring? Ho capito, qua stiamo una giornata a parlare di Elden Ring, ne abbiamo già parlato approfonditamente. Ecco, per dire, l'open world di questo gioco gli caga in testa ad Elden Ring. E non volevo sprecare la roba che c'ho in tasca, quindi mi sa che vado su e faccio un pisolino. Credo che quello che succede più avanti copra tutta l'altezza precedente. No, non sono d'accordo. Può essere bellissimo, ma no. Mi sono spaccato le palle. Cyberpunk è abbastanza spedito, se non ricordo male. Certo, è un action. Non è un GDR, grazie al cazzo. Non c'è la medicina. Ah, sono di là le medicine. Questo. Se io dormo mi refulla la vita. Fino a sera e fino al mattino. Una bella dormitona. Via. Credo sia soggettivo l'apprezzamento, certo. Ti hanno messo un mondo che richiede un ritmo meno frenetico per essere vissuto a pieno. Però mi sto spaccando le palle perché non sta succedendo niente. Lo so che non è la loro scelta stilistica, la sto criticando. Oh, siamo belli riposati. In effetti in poco meno di un anno si è beccato le lamentele dei fan di Dark Souls e Elden Ring e poi quelle di Hollow Knight a seguito di critiche più che legittime. Perché purtroppo si arriva anche al fanboismo. Ci sono tantissimi giochi, ripeto, che io amo da morire, che però hanno dei difetti allucinanti. Esempio, Bioshock 1 è uno dei miei giochi preferiti. L'ho rigiocato e porca puttana che palle. Ci sono delle parti che sono di una rottura di cazzo incredibile. Certo, bisogna tutto contestualizzare all'epoca e tutto quello che vuoi. Però, oh, il gioco è invecchiato e c'ha i suoi difetti. Il gioco perfetto non esiste. Non esiste. E... basta, cioè... È vero che ogni tanto sembro essere molto più critico di quanto non sia, però vi ricordo sempre che se un gioco mi fa veramente cagare, lo mollo. Ok? Quindi... sì, cerco di essere il più obiettivo possibile. Siatelo anche voi, non so. Sono sempre gusti, per apprezzare questa storia bisogna avere pazienza di durare tutta la prima parte. No, ma infatti so benissimo che è una roba mia. Personalmente non so... Poi adesso magari c'è qualcuno a cui è piaciuto andare in giro a salvare l'amico di turno che era nel bar a fare cazzotti. Bella la prima volta, bella la seconda volta, però andiamo avanti. Andiamo avanti, è quello il problema. Dopo 25 ore io il gioco vorrei finirlo. Oppure vorrei non fare le prime 25 ore di noia totale e andare direttamente al sodo. Ho notato che sei molto più critico quando un gioco ti piace ed è una cosa molto positiva, perché riesci ad avere un approccio obiettivo. Ma è così, Garbs, perché se un gioco mi fa cacare, lo mollo, non lo gioco, dico vabbè, non mi interessa. Capito? Non mi metterei mai a star lì a snocciolare i difetti di un gioco che non mi piace, anche perché non mi interessa. Poi capita anche lì, per dirvi perché non lo sto giocando, tipo Stray. Ma lì perché mi hanno chiesto tutti perché non giochi a Stray? Perché fa cacare. Grazie William per 25 mesi. Punto tutto su Skull & Bones. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo,
Aia. 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 E con questo andiamo a parlare con Dutch. So, Arthur, come si è girato? Bellissimo. We take an insult and scurry off like cockroaches, or deal with business the right way. We don't need to take revenge. We hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out of commission. Dutch, porcatore, le idee del cazzo se le tira fuori veramente ogni tre secondi. Now, I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Now, we pull that stunt in his cesspit of a town. La cosa bella è che poi lo facciamo. You want to leave this place? Leave this country? We need that money. Just don't feel good, Dutch. This is it. This is the last job that we are ever going to pull. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Ma chi ci vuole andare poi a Tahiti, capisci? But we need seed capital. And we need che bella, che figa questa cosa, no? I know it. Che ti fa il personaggio, che poi ti deve stare sul cazzo. Però mi sta sul cazzo ormai da 20 ore. Arthur, if it's business, well. Facciamolo. Business is business. Certo. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Arthur, come on. Ma infatti si vede che quello che succederà più avanti, adesso non fate spoiler per favore, però sono mie teorie, voglio. Per me sarà all'interno del gruppo che imploderà. Dutch tira la corda, ma già dicono sì, ma hai rotto i coglioni. We need to go see a man about the boat. Oppure lo stesso Arthur. Che tra l'altro ho un déjà vu, non è una cosa già vista da qualche parte? Il secondo del boss che a una certa va contro al boss. C'ho sta roba in testa che però non so da dove viene. Grazie Rafa per i 24 mesi, 2 anni di noi, grazie, grazie anche a Lulu Logic per i 10 mesi. Non l'ho visto, sono Sofanarchy. Tipo ovunque, sì, effettivamente. Però non lo so, c'è proprio una roba che me la sento proprio vivida. Perché è molto carismatico. Allora, questa cosa è molto figa, perché lui è molto carismatico e loro sono dei sempliciotti. Uomini duri, concreti, di mondo, però comunque dei sempliciotti. E infatti l'unico che potrebbe dargli contro è Arthur, però come vedi è, tra virgolette, chiamiamolo un po' addomesticato, e l'altro, il vecchio, che ha detto però mi sono rotto i coglioni, ce lo dice dall'inizio del gioco. E ok, esatto. Però si sono un po' rotti tutti il cazzo. Tira la corda, mo vediamo. È che io spero che adesso non sia così, spero che tipo adesso andiamo alla rapina e Dutch muore. Spero che sia così, perché sennò veramente di una banalità disarmante. Sarebbe figo. Sarebbe ancora più figo. Adesso, senti qua. Lui ci ha tirato la corda sempre di più e poi muore e lascia il campo in balia del casino e deve fare tutto Arthur. Bello. La strada. This move on Bronte. Is it for the bank job or revenge for what happened revenge, at the trolley 100%, station? Non lo capisci? Both. Ecco. Neither. What does it matter? We need to hit that. La ricordo poco la storia di Red Dead Redemption 1. Mi ricordo come finisce, mi ricordo alcune parti. He also set us up. And non mi ricordo tutto. Forget, took young Jack. Però non c'è la banda lì. We just got a lot of pots on the boil, given all the folks who's out gunning for us. You all seem to have forgotten how money is made and what it takes to support 20 people, let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, Dutch, is this Tahiti plan really going to work out? You tell me, Arthur. Is it
Igor, buongiorno, signori di Aragatto. Posso chiedere un augurio per il tuo esame della sessione di settembre? Tanti auguri, grazie. Non è vero, Dutch, stiamo facendo tutto noi. Anche questo mi sta sul cazzo, perché lui dice io faccio questo, io faccio quello, non sta facendo niente, è la seconda volta che va in missione. Perché se no lo riconosco e lo rinculano. Of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this together, working together to get out together, or we're not. There simply isn't a reality in which we do nothing and get everything. I know. You're right. Hai ragione, Gatto Bello. Just feels like we're on non scrive altro perché sennò è spoiler. I mean, the old Driscoll's found us. Yeah. Non me lo ricordavo, ma è vero. Mi ricordo. I feel like I'm going in circles with all of you. Micah is the only one left with any loyalty. Now, that ain't fair. You are talking like John. I swear that woman is poisoning him against me. I've seen it before. What's the problem? No, no, ma avete ragione, avete ragione. Poi bisogna vedere come ci si arriva a quel discorso lì. No, he'd say, let's go. Perché io so altro anche della, del finale di questo. Credo che è la roba che sanno tutti. Hanno spoilerato ovunque. Però bisogna vedere come ci si arriva. E che il gioco si sta prendendo veramente troppo Thomas. Tempo. Rinnovate per il treno, belli. Good to see you, my friend. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur, Thomas is quite the boatman. He's gonna help us get close to our prey. The other night we ma tipo, con lui, quando è che si è conosciuto, che sta sempre al campo? Now, my friend. Can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte. Well, exactly. We need to make a social call. We were hoping you could quindi questa è la trama di Ocean's Eleven. Around the back of his house. If anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you're bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Arthur? Why not? Bello vedere come collegano tutto quello. Sì, sì, infatti, vediamo. Resta il fatto che per 25 ore mi sono un po' sfrantumato le palle. Be live. Mind you, there's a lot of gators, uncommon number, big ones. Great. Come now, Arthur. It'll take more than a prehistoric reptile. Sarebbe figo, Dan. I just want to see you. La cosa bella è che vanno al contrario, però. Comes to an agent predator with a big mouth, Dutch. Infatti sarebbe bello avere un gioco proprio selvaggio, selvaggio West. Jester than a gunslinger. Well, if you say so, Mr. Dutch. This way. Come on, this way. Follow me here. And stay on the high ground. You call this ground? It feels like water to me. Sì. Down here, we can't be too picky, Mr. Dutch. Lui, non so sa mai. Grazie a Tutorellone per i 50 mesi. Got a couple of crayfish traps up ahead. La posizione giusta è quello, metti armi automatiche e macchine GTA come un altro. Capisco l'idea dei tempi non cambiano mai, ma una storia nuova non mi avrebbe fatto più piacere. Sono d'accordo, Ricky. Che sera, agosto è qua. Fammi vedere. Sento c'è un alligatore. Vuota. No. This one's empty. Sì, ho capito, stavo guardando, non metto la mano. Got a few more set over this way. Come on. I don't want to know what just touched my leg. Mr. Dutch, you show you the right fellas to be going out to Angelo Brunton? Oh, he's much more the kind of reptile I can handle. Now stay close. Make sure you follow my line. Oh, I fully intend to. Anche questa scena è veramente figa. Se non ne avessi fatte altre 8 simili ed estremamente lente. I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you now. Except for the night folk sometimes. The night folk? Yeah, some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. Well, this just gets better and better. Non devo controllare? Madonna, fin dove stanno andando con l'acqua?
Ma siamo sicuri, ragazzi? Ho preso qualcosa. Arra il granso. Come on, like I said, we need to be lively here. Sì, ho capito, ma con l'acqua fino alle ascelle mi sembra un po' eccessivo, amico mio. Ah, boh, andiamo. Che dobbiamo fare? Mi sarei messo degli stivaloni, delle ganosce. Galosce. Whoa. Stop where you are. It's a gator. Just non lo vedo. Stay as still as you can. Vabbè, non lo vedo. Ma... Ah, eccolo lì. Sto facendo... È Snoop Dogg con la macchina. Low, low, yo, yo. Ha preso il via. Alright, let's keep moving. I got another trap by that small island up there. Facciamo che ti giri su così. La lampada in alto. I think we are all equally keen to find it. Le pistole sono da buttare ora, ma è un gioco realistico. Non so se le cartucce all'epoca erano comunque abbastanza... Cioè, potevano gestire del bagnato. Allora, sicuramente se la usi adesso non spara, però magari una volta asciugata si può usare. Perché la cartuccia poi, se si bagnano le polveri, è un problema. Caldo. Prova, ma intanto aprirò se fa caldo. Guess something didn't want to be caught. My God. So it's true. What is? Cosa? There's been talk of a big old bull, but people talk bene, a lot bene, of nonsense. Bene. I guess this was. Potete chiedere aprire di più la finestra che la porta è chiusa. No, but only some huge could do this. Oh. Fantastic. Let's hope it bites you first, Dutch. Should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer. All right. I suppose this can wait. Let's go. Troppa luce? Sto già crepando. Dicevo, i revolver... E hanno le cartucce dentro. Non so se la cartuccia può sopportare del bagnato. Per come stai rifrecciando, quelle cartucce non le userai mai più. Perfetto. Vabbè, è realistico, ragazzi, quindi non si potrà usare. Hold up. Io ho la 3080. Guarda, wow, trovi tutto i componenti del mio PC lì. Anche Ardo vuole male a Dutch ormai, ma tutti. My God, there's no shortage of them. Vabbè. Good eating. Us or them. Exactly. Come on. Should have run into Jules by now. I reckon we should split up so we can search both sides. Okay, Arthur, since you appear so at home here, you take the right. We'll go left. Bravo. What? Just keep your eyes open. No, mi chiedevo, ma al di là dell'andare con una barca, non poteva andare di giorno? Le munizioni delle carabine e delle pistole erano tutte in ottone, come ora. Difficile che la polvere si bagnasse, le cartucce dei fucili erano in cartone. Un po' di umidità e le potevi buttare. No. Ottone. Perché non può entrare l'acqua dentro, scusa? Non ho capito. Quelle dei fucili, le cartucce dei fucili, sì, quelle con dentro i pallini erano di cartone, che adesso sono in plastica. Però l'ottone comunque non è che sigilla. Ehi! Someone there? C'è il polvere dentro comunque. Jules? Aspetta, non sono arrivato. Ci deve essere arrivato.
Adesso con la luce dietro non vedo un cazzo. Che i cartucci Antonio non erano a tenuta stagna. È quello che sto dicendo. Le facevano anche in casa, appunto. Non c'è più la scheda video. Ok, formato. Vabbè, la founder comunque, ho io. Vedo della luce lì, vado lì. Mi pare di vedere della luce. Ho visto la luce. Troppo riflesso adesso. Hey Binch, good morning. No, over this way. That must be him. Dipende dall'arma, quella da bancarica portava la polvere e una palla incastrata nel tamburo. Questa si bagna le cartucce metalliche sono sigillate per attento. What are you doing? There's a monster. A monster. You okay up there? There's a monster. Okay, Pete. Where? Master, it nearly ate me. Where'd he go? It's out there. What? A big gator. Biggest I ever saw. Big and nasty. Knocked me off the boat and chased me over here. You must be Jules. Yes. Where is the boat? Over there. I ran. Va bene. Ok. And where'd this monster swim off to? No, aspetta che salgo pure io. Good luck shooting that thing. You'll need a cannon. Ne ho due. Anche incagliata. Compenetrata questa, no? Incagliata. Luxa, salve signor gatto, oggi sono 45, avrei una piccola domanda. Stop. Che mi attanaglia. Com'è i giochi tipo Alien Isolation, il mostro lo chiama mostro pisello? Ah, per colpa di Lino. Che è un'idea di merda ed è una rottura di coglioni. Got it loose. Go. Good man. Alright, let's get back to the dock. Yes, please, let's go. Adesso arriva l'alligatore, però. Sicuro. Thank God. Thank God. So, who are these fellas, Thomas? Two new friends of mine. Ecco perché non avevano la barca. Jules, c'aveva lui. We are very happy to have finally made your acquaintance. I thought I was gonna be out here all night. What you doing hiding up in the tree, boy? This gator was huge, Thomas. Twice as big as I ever seen. Twice as angry, too. Nonsense. Well, boy, I think we hit a tree stump. Yeah, I thought we cleared. You're gonna need to jump in and pull us free. Me? Ma che bella domanda. Yeah, che bella idea, no? Boy, go on. This is a bad idea. Eh, sì. We'll see any giant monster. Long questo muore sicuro. Got a couple of crack gunslingers here with the guns loaded. You'll be fine. You didn't see the thing. Yeah, neither did you. It's just a myth, Jules. Now pull. Chissà se fa l'alligatore tipo. Lo acchiappa l'alligatore fatto come su Sea of Thieves col megalodone. Ah, bastava questo. Ecco. Jules? Ciao, Jules. He won't kill. No, I'm going in. No, no, we can't lose the boat. Arthur will go. Well, quick. Hurry, Arthur. No. Che fisica. Arrivo. Ma che solo dividiamo, ci siamo a posto. Potevano avvicinarci con la barca.
Ma non fa mai un cazzo, Dutch, è proprio una merda. Bene. È morto, possiamo andare avanti? Ma non voglio, non ho voglia, dov'è? Uso l'occhio della sfiga? Carissimo, dove sei? Ah, urla. Da di qua. Com'è finito fino a là? Cos'è, Udini? Adesso va giù di nuovo, guarda. Eccomi qui, carissimo. I get you, Sim. Ha entrambe le gambe? Vabbè, ma allora che problema c'è? Ho solo mordicchiato. Qui. Anche l'acqua di palude fa bene, disinfetta. Jungle, grazie per i 21 mesi. Sì, nei due, dai, non cagare il cazzo. Cos'è che tu spara per spaventarlo e non sta facendo un cazzo, Dutch, eh? Ti ha dato un morsichino. Dove va? Ma sto stronzo con la barca, ma mettiti in favore, no? Ma che fa? Ma no, sei proprio un pezzo di merda. Cosa sta facendo? Oh! Ciao Franco! Sto gondoliere della domenica. È così che si pesca nel selvaggio West. Tanto ho chiesto la chiave di Fishing Simulator 2. Adesso sparo a lui, tra poco sparo a lui. E adesso. Quanto cazzo è duro. I think he's going. Shit, that is one big old gate. Oh, your boy doesn't look too good there. Here, take this, try to stop the bleeding. You're gonna be okay, son. Gonna be okay. You're gonna be okay. Just thank your old Uncle Dutch. I heard that. Ma intanto sta facendo tutto Arthur. Dai. There's still a lot of blood. You need to put pressure on it. A posto. Come nuovo. I've stopped the bleeding. Madonna. I think he'll be okay. If he don't get a fever. Ma sì, tutta acqua pulita questa. A fever is the least of our worries. Ancora. Who's back? God damn it. Put every bullet you've got in him. Beh, vabbè, ho capito, però. Questo giuoco realistico. Andato? Okay. I think it's had enough. Bene, che cazzo mi urli in faccia, Jesus. Scemo? Mi è cresciuta la barba nel frattempo, avete visto? Nella notte. Sorry, Jules. Guess I'll no, fuggire nel cavallo. Big and man. That's unusual. Mamma mia, Resident Evil 4, che cazzo. I guess he never outgrew his anger. Che poi quello lì sì che era un bel pescione. Me of you, Arthur. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. I weren't the one squeal. Yeah, well, you weren't in the water with him. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules has been bitten. Oh my God. There's a monster out here. He's been bitten, but he's alive. Just keep him warm. Feed him garlic for the infection. Thank you. Both of you. I'm at your service anytime you need. Thank you, Thomas. Where can we find you? You just meet me back here. Very good. Can one of you help me put the boat back out? Sure. I'm gonna head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea, who's causing more trouble
I'll collect the boys. But we're trouble. Back here, Arthur. Mr. Arthur? Old Bronte. Bad man. I know. Killed some good folks. Hurt a lot of people. Well, he definitely lacks a certain charm. I'll see you soon. You be safe. We got monsters out here. Well. Che è successo? Transazione nello spazio. Sì. Riposo vicino al fuoco. No, 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 per carità. Non abbiamo tempo a buttare. Però posso teletrasportarmi con questo, no? No. Non può fare. Hai posto pacchetti da recuperare. Che cosa ho da fare io? Chi mi scrive? Caro amico, ti scrivo. Così mi distrago un po'. Thank you, Binch. So and so, it's very slow. The world is very good. I love exploring, but the story is kinda boring. And I hate Dutch so much. Spinning bike, grazie per 56 mesi. You crazy? Ma perché non tiene la destra? Ma non così tanto. Ci stai guidando tu che è rottissimo? No, no, per carità, un gioco perfetto, non ha difetto. Ma ha vomitato o che? Che è successo quel signore? No, mi sa che ne hanno tirato una secchiata d'acqua. Un po' di merda dalla finestra. Come nell'antica Roma? Ma non erano le tubature? Ho svoltato il cammino, ho capito, però lo facevano nell'antica Roma, però hanno fatto i cosi. Bravo. Nell'antica Roma avevano le fognature, appunto. Un falso mito anche quello dei secchi da finestra non era vero. I know, Binch, but I have to finish it. I can't do side stories because it's too long. So I'm playing just the main quest. And for now, it's... Happy to assist you in a moment. Intanto paghiamo la taglia. How can one crook raise so much hell? Posta. Vito del sindaco. Baboom. Thanks, partner. Thanks, partner. Good morning. Morning. Morning, mister. Saludos. Hello, sirs. Mister. Buenos días, señor. Hey, mister. Good day. Good morning to you. Good morning to you. E torniamo indietro. No, non indietro, là. Torniamo da Dutch. Morning. Morning. Morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good
ha dato la chiave di Ultimate Fishing Simulator 2. Are you having fun today, bitch? It's 4 a.m. How are you? I miss you. A scary documentary about what? Hey. Here, boy. Fíjate por donde vas. You ain't got nothing better to do. Dalle 10 all'1, speriamo bene, speriamo bene, dai, dai, dai. L'ho sbagliata, pacca, perché ci stavo pensando e il gioco ha deciso per me. It's a nice point of view. But I wanna say to you, I love you. You really think this word is important? You there? Slow down a moment. Oh, ma siete scemi? Ma che cazzo fa? Ma ho rincoglioniti! Ferma il tuo cavallo! Ma non c'ho fucili meglio. Bastardo di merda tu, oh, coglione! Ma guarda te sta gente! Bastardo di merda! Lui! Ma scusami un secondo! Ah, no, non... Do di nuovo la taglia, mo. Bastardo di merda. Beh, dai, è un'esclamazione che si dice, comunque, bastardo di merda. Perché noi aggiungiamo sempre di merda. No! Ah, no, è giusto. Ho capito, muoio adesso. Aiuto! Ah! Che fa? Che è? Che è aperto? Ah, perché non ho roba da curare? Me ne bevo una e sono morto. Perché noi aggiungiamo sempre il di merda. Nine King, grazie per i 29 mesi. Non ci si può costituire. Posso costituirmi? L'ho pagata la taglia, però dopo ci sono arrivati quelli che mi hanno sparato. Io ho sparato a loro e ce l'ho di nuovo. Io non so come funziona la legge. E mi hanno tolto $150. Boh. Mangia, non c'ho un cazzo da mangiare. Ah, sì, c'ho delle caramelle. C'ho dei piselli, delle fragole, mangia le fragole. Scatola così. Ma sanno di merda probabilmente. Ah, vedi Vector, vedi. Non puoi renderti perché la polizia della città è il soldo di Bronte, no, e vuole seccarvi tutti. Ma in realtà non ho mai potuto arrendermi ai poliziotti da inizio gioco. Almeno ci ho provato. Aspetta che devi mangiare anche il cavallino. Ti mangio questa barba qui. Vieni Gabriel, mangia. Le fragole sciroppate. Ma sai che non ho mai assaggiato mai un frutto sciroppato? Mai. Perché ho paura che sia tutta. E non l'ho mai assaggiato. Ciao Jules.
Non mi piacciono le pesche. È per quello che non ho mai mangiate sciroppate. Jules. I miei coglioni hanno conquistato il West. So, solo Blackwater, però. What's Tahiti like anyhow? I have no idea. Ma basta, questa Tahiti. Fa cacare Tahiti. Arthur, there you are. Come on. Scappuccato. Thomas, let's get going. Right you are. All'epoca era bella Tahiti. Hey, Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger, wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. You taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Clutch them out there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys gotta prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Oh no, Arthur sta male. Leave love aside, Arthur. It's all we got. Pick us up yonder. I got no, you. No, resta un coglione, thank Ricky. Good luck to you. Come on, quick. Stay quiet. Issa! Olle! Guarda che bello ambientino, eh. Guarda che nebbia. Guarda che nebbia. Sembra di guardare fuori dalla finestra a gennaio. Che bordello era quello? Chi è stato? Oh, siete dei coglioni, degli incompetenti. Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left John. Side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, gentlemen. Arthur, let's go. Come cammina spedita, John? Go. No, no, ma hai ragione, Ricky. Però che palle, Dutch. È quello che mi sta sul cazzo, che parla bene, ma è un uomo di merda. Vado io? Vado io. No, allora non vado io. Vado io? Ah, vado io. Ma doveva fare la stealth o non uccidere? Non ho capito. Com'è la missione? No, ho sbagliato. Perché ho il fucile del cazzo? No, la Lancaster è quello qua, aspetta. Perché non spara? Ah, possiamo scegliere? Ah, scegliamo la violenza. La testa birbante, quindi lì non è che so se è scritto, eh beh, perché lì adesso è proprio la fiera dell'hotel. Sarai tu, scemo. This is not over yet. Head to the house. Non posso lootare?
Gionju, buongiorno gatto, grazie per tutto l'intrattenimento anche durante questa lunga estate, sempre migliore di tre, grazie mille. Arthur, come on! I don't like canned food. Ah, sì, mi ricordo. Once, Vince, I tried canned spaghetti. God's sake, let me! It wasn't good. Look out! Permesso. Aia, ginocchio, morto. We'll find you, you damn snake. Vedi che sei in camera? Dai. John, che cazzo, John? Dove va questo? A stronzo! Buongiorno. Ah, non si entra di qua. Aspetta. La posso provare da dietro la finestra? Posso fare anti-showdown? Brucerai all'inferno! What's your plan for food games today? Spacco il colpi showdown. Un pochino di. Oh, sushi, can I have some sushi? Ti taglio le palle! I want sushi. I eat sushi with Gabriel. I miss Gabriel. But I miss more sushi. I have no plane. I'll be alone today, so work. Coming down the stairs! There, Arthur! Let's check upstairs! Perché abbiamo mangiato sushi assieme, Gabriel. No, la mia signora oggi va fuori. Per che cosa, Dream? No, credo che li abbiano... No, assolutamente no. La roba su Switch rimane su Switch, non avrebbe senso portarla su Steam. Credo che semplicemente abbiano reso compatibili i Joy-Con perché qualcuno li voleva usare per X giochi. John, sei in mezzo al cazzo, John. Ancora? Ma quanta gente c'è qua dentro? Salve. Oh, stai fermo, eh. Sembra la signor Bronte, lui tra l'altro. Buon pomeriggio. C'è una stanza un po' strana perché c'è il buco. Per salutare da sopra. Ciao nonna! È pronto in tavola? Però figo, dai, figo. C'è il fuoco. Ah, forse per far passare il calore da sopra. Ma non ha senso, avrebbero dovuto metterlo sopra il fuoco. Qui si apre? Non c'è. Ciao famiglia! Ciao bambini! Lui era vestito proprio da mafioso.
Angelo! Angelo! Ciao! Non è lui? Allora lo uccido. Ah, eccolo là. Cazzo! Ok, ok, I'm sorry, friend. No, name your price. Name your price, every man have a price. Ok, ok, no, I surrender. Should we kill him? Nah, let's take him to Dutch. You can carry him. I ain't touching that piece of shit. I thought it was soft. Andiamo. I think Dutch wants to have a little chat, Mr. Bronte. Tartaglia o tartaglia era? Però sì, hai ragione. Arma rara, lì, dai. Pronte? Bella raga. Devo dargli una mano? No, ma sono bravi ragazzi. Così, andiamo. Vabbè, ma a me non sparano, se non sparano nel culo a Bronte, no? A Bronte! Boom, 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 boom! I want you in my room! Non amo. Sono morti? Sono un altro. Vabbè, lo vedo. Ok, fatto. Se ne uccidete qualcuno anche voi, magari andiamo avanti. Get our new friend on that boat before any more show up. Put him in the front. Bill, you help. Got him? Oh, come on, Lenny. Devo tagliarmi i capelli. Non ho chiamato il barbiere. All right, come on. Let's get out of here. Però domani, magari. Yep. Oh, hey, big man. We gonna ransom you or what? You're pathetic. You're pathetic. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. Era tattaglia, non era tattaglia. All your men. Tattaglia? All your money. It weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You are nothing. Me nothing. You stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. So pochi. Alza un po'. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Our friends, the Pinkertons, gonna come and rescue you. You repulsive little maggot. Pasta. Call them now. You call them. E qua Arthur dice Jesus. Part of your philosophy books cover feeding a fellow the goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice.
I know it, but it is us or him. I figure it might as well be him. When you will come here, Binge, we can eat arancini and spaghetti. Quindi abbiamo perso ancora soldi per colpa di Dutch. Arancia Bella, grazie per i 10 mesi. Sì, vabbè, qua. Ah, sì, mi ricordo. C'è una roba simile, Re, che è praticamente pasta fatta a palla fritta. Good day, Mr. Morgan. Non so come si chiama. Li ho presi un paio di volte e mi sono piaciuti tanto. Non mi ricordo che ristorante li faceva, però. Non mi ricordo. I suppose that's it. You're never nervous. That's been my job all these years. I know. Oh, un gioco nella mia lista è in sconto a un euro. Si fanno con la pasta avanzata, ma anche con la pasta fresca. Aspetta un attimo che vedo su Food Racers. Vediamo se è in consegna. Fino all'1, però. Speriamo che consegnino un'ora prima. Sono curioso adesso. Pasta fritta? Cannoli di pasta fritta con ricotta agli agrumi? No. Neanche palla, trova niente. Polpetta? No, non mi viene in mente. Frittata magari? No. Vabbè. Jim? Look, the bank, Karen, Tilly, Abigail, I sent them all. They all say the same thing. There's no more than one when armed you guard. Want, Binge. And the police? It's a city. There are police, but as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. We linger around here, we know we're dead. But the plan? We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough as long as we move fast. I reckon doing it in the day with a distraction. If that's what Jose is saying, it's as good a plan as any. I think I agree. Can we do it at night? There's the dram of just getting into the bank. Can't do that silently. They'll pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right. You're right. Let's ride this bastard. Everyone get some rest. We ride out in the morning. Look smart. Travel light. Good night, Dutch. Good night. You got everything, Arthur. Sure. So, we rob ourselves a bank, and within 6 weeks, we're living life anew in a tropical idyll, spending the last of our days as banana farmers. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank! Yeah! Come on, Hosea, get moving! We ain't got all day! Yeah. This is it, gentlemen. The last one! Well, we heard that before. What has happened to you, John? You lost all your heart. I'm just trying to stay real about all this. Real?
Oh, how I detest that word. So devoid of imagination. How soon are we shipping out? Soon as we get a passage organized. Boat down to Argentina, and another around the Cape. What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind? Forget that. It's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. This is a big city bank. Right. With security, guards, police. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Bye, Vanny. Hosea and Abigail draw out the police. We go in calm and fast. John and Lenny secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah, and Charles control the crowd. Me and Arthur deal with the bank manager and vault. Got it? Got it. Yep. Got it. Good. All right, that's enough talk. Gentlemen, let us go ahead. How long do you need? Ma il cumple Vector oggi? 15 minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on! Yeah! Everybody know the drill. We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You got Bill? Sure. Then right on with Charles. Sure. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it. Tanti auguri per i tuoi 15 anni, Vector. Scusami. Non li ho fatti stamane. Pam 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 pam. Non hai mai finito Red Dead Redemption? L'uno sì. Nice and easy through town now, boys. Easy. Se continuate nel punto A non serve. C'è il ragazzino col giornale. There's Bill. Let's hitch up here. Come sto con i capelli laccati indietro dalla sudacchia? Gentlemen, robbing thieves, it ain't no crime at all. Folk like this. Non prendo le armi, non voglio le armi. Lancaster a ripetizione è il più fico che ho, vero? Stay cool, fellas. Act natural. Wait for Hosea to do his thing. This had better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. Sta dormendo. I love that Hosea. He's a true artist. Mi sono messo la bandanina. Perché non ho la bandanina? Oh raga, la bandanina io non ce l'ho, ecco. Non ce l'avevo. Posso mangiare del mais. Bon. Let's go! Ladies and gentlemen! This is a home! Don't do nothing! Vabbè, non l'ho fatto apposta. Non l'ho proprio fatto apposta. Who do you think you are? Chi è questo signore mascherato? Okay. Che cazzo? Now then, Arthur, would you please have Signor Bank Manager here? Non mi chiamare Arthur, rincoglionito. And open the vault. Now.
dopo, Gabriel. What's your problem, pal? Open the vault! Come on! Tell him the combination. Come on, speak. Speak or die. Now. First number. Got it. Okay, now, what's the second number? 72. All right, should be one more number. Last number. Come on. 54. There you go. No. No. Vabbè. You get that, Mr. Ant? È un attimo. 54. È qua. Okay, I'm in. What did I tell you? Well, well, well. Mi sembra così piena, ma vabbè. Vuota. La suora di Anonymous. C'è la legge. Let's go. Ma uno abbiamo preso. Quanti soldi abbiamo preso? No, dai, vado a prendere questo. Think we got a problem out here. Come out! It's over! Shit! Abigail! Dutch! Get out here! Get out here now! Someone must have squealed! You never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton? Let my friend go! Or folks, they are gonna get shot unnecessarily! Your friend? Why would I do that? Come on, Milton! It's over! No more bargains! No more deals! Mr. Milton! This is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on! Gli spara, secondo me. Don't! No! Oh, God damn it! There's your deal, Dutch. Jose. God damn it! Kill those sempre dei capelli veramente duri. Clearly they want to do this. Hanno ucciso Jose, ha fatto bene. Ha a che fare con un coglione. Farò più capelli una volta, è vero, però è molto duro questo che indosso. Credo che se tu mi sparassi in testa probabilmente non morirei. Proviamo? Nel frattempo sta arrivando l'intera città a spararci. Pelle dura questa, eh. Non mi può fare un veloce colpo, non ho ucciso, non so se... Come va? Questa me la sto schiacciando.
I have the high ground. It's over, Anakin. Pee-pee-pee, pee-pee-pee. Pee-pee-pee. Bello quello. Chris, dai che si vuole almeno 5 anni col gattone. Arthur! We lost John. Killed? Arrested. I couldn't help. Well, we better go. We'll be next. What you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the roof, so if you'll cover us. Sure. Sure. Go on! Andiamo Lenny, vai Lenny. Sono stanco Lenny. Ah, è morto Lenny. Che storia, è morto Lenny. He's dead. Oh god, no. Vabbè, sti cazzi. There's nothing we can do. We gotta keep moving. Io sono qui con Lenny, però. Non mi posso alzare? Ah, sto qui con Lenny. Cosa sarà successo a John? We gotta have to jump. Wee! All of you, we gotta keep quiet and keep moving, or we're gonna be dead in the next few minutes. Follow me, one at a time. Arthur, you go next. Gotta keep moving, quick and quiet. Come on. Subito, Dacci. C'è della legge. Ci sono delle regole a terra. Non hai empatizzato con nessuno della banda, no. Sono tutti coglioni. Che me frega. Se seguono Dacci sono tutti rincoglioniti, poi... Sto scemo, adesso gli sparo. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. How long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah, where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. Certo. I'm guessing it's that. We die out there right now. Exactly. Now, everybody, calm down. Per un volo sono andato per Tahiti. I mean, look at us. Look at you. Okay, follow me and keep your heads down. Starei mangiando. Oh, follow me. The boats, come on. Guards up ahead. What now? Just wait a second. He said to Mavis, the rats will have to come out of their holes eventually.
can't stay here. Let's cut through the train. Follow me. Someone's coming. Look out on the left. Get down and stay out of sight. Arthur? Someone's coming. Duck. Duck down between the seats. I hear someone. Hey! Hey! They're here! Perché volevo bere. I was thirsty, Binge. I'm sorry. The boats! Come on! I didn't what? Psst. I hear voices. Pinkertons. Everyone stay down. God damn it. This night just keeps getting better, doesn't it? Quick! Get in cover and stay out of sight! We can't stay here. Let's cut through the train. Follow me. Duck down, stay down. Oh. Duck quack, I know. I know. Someone's coming. Look out on the left. Get down and stay out of sight. Duck tails. E ne si incastra qua, non so. Someone's coming. Duck. Duck down between the seats. Oh, you, he say someone. The duck. Hey, I already checked the trains. You did? No more than a quarter hour ago. Are you sure? Are you sure? Sure. Sure. I'm Batman. Head for the docks. Guards up ahead. What now? Just wait a second. You said it to Mavis. The rats will have to come out of their holes eventually. Should have had them. Però non ho capito perché si alza in piedi Arthur qua, una certa. Looks like they've stopped. We'll go through it's the train, not my Arthur. Fault. Come on, rest you. Ma che fretta, Lorenzo, è andato via? Si è teletrasportato, eh? Someone's coming. Look out on the left. Get down and stay out of sight. Che rottura di palle rifarmi fare tutto, eh? Someone's coming. Duck! Quick! I'm behind a chair. I hear someone coming. I wanna eat duck now, Binge. I don't see why we have to check the train. They just robbed Lemoyne National Bank. It's not like they're gonna take the first line out of town. Ah, dici che piove, c'ha male le vecchie ferite. Come on, I won't be out here all night. Citato con la testa di fuori, cioè si vedeva tantissimo. Ok, then. Shit, stop, Arthur. Dove mi stoppo? Mi stoppo qui. God damn it. We're never gonna get past these fellas.
Spariamogli. Arthur, head over to the water. See if you can draw them out. Draw them. Perché non vai tu? I don't know, make a noise, whistle or something. Per me bastava accoltellarli, però vabbè. Non so. Si mette a fare una cacatona di quelle. Perché ha mangiato fagioli il giorno prima. Di quella anche un po' liquidina. Così. Cosa? Che devo fare? Devo sbarilare il barile probabilmente. Aspetta. No. Ora non so mica che cazzo devo fare io qua. Ma. Ah no, devo semplicemente premere D-pad su. Ok. Ok. Che banalità, posso dire. Sì, ho letto. Pensavo si potesse fare qualcosa, tipo ribaltare il secchio, far cadere il barile, lanciare uno dei sacchi. No, devo premere D-pad su. Devo fischiare. Che puttanata. Jenkins, is that you? Qui bello. Adesso arriva il cavallo. Ciao, Vector. Huh. What was that? Aspettavo un gioco fatto in maniera incredibile. Oh, mi sta tagliando la strada questo. Ciao! Hello? Is someone whistle out here? Mo Arthur fischia, in Free Room non serve a un cazzo, chiami il cavallo. Oh Maria Vergine, di nuovo. Dai, vado diretto lì. Shit. Stop, Arthur! Ciao. Damn it. We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. Che spesso la fogna che draw them out. How? I don't know. Make a noise, whistle or something. Gameplay. Did you hear that? Pezzi di merda, che giro fanno? Si dividono? Non si dividono, bravi. Bravi, io apprezzo molto. Andiamo, Dutch, dai. Quick, get in cover and stay out of sight. Faccio così. I'm not a very good whistler. We've wasted enough time. I'm not good in a lot of things. And I think I'm not good in nothing. What you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. I'll deal with them. What? How? I can't kill all of them silently. So, when they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said? Oh, I like it. Okay. Real brave. What? Whistle. Who is Whistle? Excuse me, buddy. Hey, stop. Stop, stop. Non vedo. Non vedo, non posso guardare. One of the most beautiful acts I ever saw. Come on. E non viene da te, Dutch, tra l'altro. Vorrei di Oh, Arthur, cazzo. Sembra che ci abbia rosso i glitter, mica. È il re. What now? Well, at least we got some gold. I'm sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance. I don't know. John. Lenny. Jose. That wasn't good. I know.
So what are we gonna do now? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Belly there. Give him some of this gold to secure his silence and find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. A stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. No, ma c'era quell'altro, il ladro di cavalli che odia i cubani. Così, giusto per... What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but, that cloud look like good news to you? No. Che boh, non lo so, non mi sembra. Wake up! Everybody! Wake up! I don't know, but we are getting off of this boat. You come on. Would you get a move on, you sleepy bastard? Please, Lord, hey, I'll be right behind you. Jesus. Dance! I'm okay. You? Yeah. No. This ain't moving. No. Yeah, you go on ahead. I'll try and find another way. No, Marco, ci serviamo. Non andiamo senza di te. Figurati. Grazie, Bruce, per i 18 mesi. Rinnovato. Arthur! Vanno giù! Che famiglia, eh? Beh, c'è andata di culo che siamo sopravvissuti nel nuovo mondo. Come, siamo di nuovo in America, quindi. Non ho capito. O siamo finiti in India? Adesso arriva l'abominevole uomo delle nevi. Benvenuti sull'Himalaya! Cammina. Ti sei svegliato? Beach. Did you ever play Skyrim? Grazie Ronco per i 26 mesi. Un tavolo buono che conosco in tutti i casi, ma c'è. Ora caudi così fino alla fine gioco, lo quitto. You must trust me.
I played 5 times. Yes, it is Binge, and this game, no. But for me, for some point of view, Skyrim is better than Red Dead Redemption. Very better. If you like fantasy. And you can use mod to have girls with big boobs too. So. Oh, so sweet. Che passione però questa scena, mi sta piacendo un sacco. Bellissimo. Le tre cime di Lavaredo. Guarm. Ratofonico, grazie mille per la sub. Ed è subito Far Cry, mamma. Il 3. Ma chi ci va in spiaggia, di chi? Questa è casa mia. Vedo la marmolata, vedi, vedi. Guarda, che cazzo guardo? Il fumo? Ah, eccolo qua. Ma è qui dietro. Ma sull'erba ci va un incendio, è pericoloso. Jules, spoilerona. Non dire. Chi sono? Robinson? Ah, gli stronzi sono. You're alive. Non grazie a voi, merdacce. You're alive. Arthur, you're okay. It's a miracle. Non è vero. It's a goddamn miracle. Have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink. Go to Skyrim Beach. Trust me. Oh, son. Son, take it easy. We got you. We got you. We got you. So, Where the hell are we? We are on the island of Guarm. Javier asked the local. It's a old sugar plantation island. Second island east of Cuba. Is it anywhere near Australia or Tahiti? It's on the way, I guess. So, what next? I don't know. Well, next I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Senor, por favor. We por are favor. Norm. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea. In the storm. Is that so? No. I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! 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 Mica ce l'ha panzita. That means move! You got a long walk ahead of you. Che bello.
Così è la vita a parte. Vamos a la playa. Sodrio morir de caldo. Senior overseer for Alberto Fusar. We run the third most productive sugar plantation in the Northern Caribbean. Of course, where there's money to be made, there's trouble. What sort of trouble? Oh, the usual sort. People wanting what ain't theirs and others telling them to take it. I don't get you. Labor troubles. And other thieves and pirates abbastanza, that disrupt our ways of working. How very upsetting for you. Not half as upsetting as it'll be for them. Mr. Fusar has a lot of very powerful friends. I will bet that he does. Vamos a la playa. Bunch of Haitian pirates won't frighten him. You're strung up in the streets soon enough. And do we seem like Haitian pirates to you, Mr. Simon? A mí me gusta bailar. El ritmo de la noche. Someone or other. We was headed to Tahiti. Que cazzo he was going the scenic route. Just as soon as I know exactly who you are, you'll be free. In the meantime, you'll not starve. Cabo, llévese a estos hombres a la cárcel, junto con el grupo de cucarachas de ese campesino. Cualquier tontería que hagan, dispárales a todos. Welcome to Guama, gentlemen. Now, if you'll excuse me. Yeah! What now, Aiden? I don't know. What do you think? I think we've got to get out of here. Yeah, bravo. But they can't find out who we are. Well, for now, we're stuck then. Well, mi piace comunque la camicia carta da zucchero che hanno addosso questi signori. Tahiti. You and me both. Perché sono dei coglioni, Horizon. Well, they got them chained and lashed, but they don't look too dangerous. Excuse me, sir. Who are our new friends here? Criminales. What crime did they commit? Insurrection. Insurrection? That's quite a word. Cállate, señor Fuentes. Muévanse. Todos. Devo camminare. Quando soli? No, devo camminare. Le guardie se la camminano. Bella bro. Bella bro. Non potevano schippare la storia perché è tutto realistico, bellissimo, è la parte più bella del gioco questa. Madonna, bravissimi. Non ha sparato. Come spara la pistola? Good work, Arthur. Everyone okay? Yeah. Damn. Reinforcements. Mon Dieu. We need to get out of here. Now we're in trouble. Come on, Fabi. Everyone, follow me. Vite, Fabi. Come. Yes, that one, bitch. Get out of here. There's a lot of them. What do you think? We gotta move, Dutch! Don't lose face, son! We'll find you! Cui! Cui! Go! Go! Come on, Arthur! Quickly! I have some guns stashed here. Come!
I hate the death tag. It was a better boarding. Follow me. Prima. Che bello, guarda qua. What are you doing here? I have no idea. Running from somebody or something, I guess. How went we all? Hercule Fontaine. Dutch Vanderlyn. These drowned rats are Micah, Bill, and Arthur. Okay. Don't I prendere Javier? No. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. So, who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants the people to stand up to Fusa, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusa's back. Let's rest a moment. Down there is Aqua Dolce, Fusa's compound. The sugarcane these poor men killed themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Okay. Ma è lì vicino, scusami. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? I don't see you have any choice. Vero. I am the only one who can arrange a boat for you. But I need something in return. Help Leon with that group of escape workers and then come meet me at the fort. If you help us get back our friend and get out of here, we will do everything we can. Thank you. Gracias. If your friend is still alive, they will have him at Fusa's compound. There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well. Goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. Da solo non va, eh? Raiden, grazie per i 30 mesi, buongiorno. I'm so sorry. Boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill, do some more scouting. Carefully. Sogna sempre sto lupo. Si chiamerà Lucio. Comunque c'era quella parte del gioco dove perdi tutto, eh? Porca di una puttana se lo dovevano mettere. Che palle. Almeno mi hai ridato due pistole mie, dai. L'hanno fatto apposta perché sanno che mi piace un sacco, no, questa scelta di design. Quindi ho anche una pistola sola, non due, giusto? Posso anche tirar fuori e vedere. Vabbè. Mazza, che schifo sta roba. Non è più il cappello. Guarda, è l'ultimo dei miei problemi attualmente. Duty it
C'è una tavola Ouija anche. Andiamo a parlare con Dutch. No, non voglio parlare con Dutch. Andiamo di qua che c'è il mistero. Ma potevi stare anche un attimino attento. Non buttarti a pesce. Non avevo visto che era così alto. Oh, è morto. That don't look good. Sì. Ah. What the hell was that? Malaria? Finita? Ah, era una cerbottanata, erano. Ferocia senza limiti. Quienes? Non te quienes? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Scusa, ma questi a tre metri dal nostro accampamento con probabilmente i loro amici ci catturano così? What are you doing here? Come on! I'm an American! My name is Leviticus Cornwall. A posto. ¿Quién es este hombre? No lo había visto antes. Me estaba siguiendo en el bosque. ¡Un tipo raro! La gente me l'ha educata, Nat. You okay? I don't know. Maybe there's still time to. Mi sento un braccio, no, poverino. Oh yeah. I think I hear voices coming from the other ruins down there. Let's sneak down and take a look. Which way? I'll show you. Baptiste. I'll show you. You don't look good. You should rest here. Okay. You'll need this. Okay. Go. Go. Come. Follow me. Stay close behind me. I know. Io non volevo ucciderci, ci stavo interrogando. Okay. Keep quiet and don't kill anyone. If they catch us, allora togliamo il divertimento dalle cose, no? Who was that fella? Shh. One of Hercules' men. Hercules. Sognato che non so dove te. Quick! Hide. Over there. E devo essere una cosa. È stato un casino incredibile. Dico che la Guarma era la isla della che Dio si aveva olvidato. E dopo di stare qui un mese, entiendo a lo che si referiva. No hay nada aquí. Hay que regresar. Tan solo tres meses más y a casa. Por favor. Okay. They've moved. Come on. Keep close behind me. Move over. Follow me. Let's go. Troppo. Vai. Another one. Hide. Quick. La porca di una puttana. Diablo quedaría mejor. Oh, pendejo. Che facciamo? Seguro sta disfrutando mentre sto. È andato lui. Se le pone tieso il petito. Fue creado por ratas.
Patas? Creato con il mismo diablo. La Madonna. Il diablo. Lui si alza in piedi. Che tal va tutto per allá? Ya casi acabo. Out of the way. ¿Saben? Por mucho que disfruto viendo un socialista colgando, ahorcar es un trabajo tedioso, ¿ah? Toma demasiado tiempo. Estás enfermo. C'è da capirlo. Toca a ver cómo sigan los prisioneros. Si el gringo ya abrió la boca. Claro que abrió la boca. Siempre lo hacen. Ma che cazzo di giro stiamo facendo? Adesso ritorniamo dentro. Non ne ho idea di che percentuale sono. Era il 44% inizio live. A chi? Io ti seguo, vecchio, eh. Come on, follow me. Ti follow, ti follow. Su Twitter? Come uccidi? Maldito bastardo! E non uccidere, poi uccidi. Come? Hai visto? Parra, terra! Ma scusa un secondo, ti sparo io. Get them down from there! Shoot the ropes! Shoot the ropes. Scusa, mancata. Sì, ma se stai fermo. No, stai fermo, aspetta. Un attimo, qua è un casino. Fatto. La copertura, dove va? Dove è andato? Adelante. Vengan, hermanos. Estarán bien. Este gringo valiente le salvó la vida. Thank you, my friend. I'm Baptiste. I work with Hercule. We owe you our lives. Yes. Thank you. My pleasure. Montoya. Makes me miss home. Take care, my friend. Hercule is getting a boat lined up to get you and your men out of here. Just meet him at Cinco Torres. We'll be there. Good, good. Here, this is for you. Thanks. It's not much, but it's the least we can do. Good luck getting home. Bella bro. Bella missione, comunque. La mia preferita. Beh, almeno non ho dovuto dare i soldi al campo. Me li tengo tutti, sti $400. E andiamo a parlare con Dutch. Che pappagallini, che belli. È senza un braccio, sì. Ah, ripeti direttamente Dacia i soldi, dici. No, bravo, bravo. Adesso questo mi cuppo io. Non dimmi che devo salire di sopra perché non ho voglia. Stasera andiamo avanti con Dark Souls. Siamo nel DLC. Anche se non ho ancora ucciso il Nameless King. Mannaggia. Dai, non adesso. Speriamo si riesca. Gab, un saluto. Grazie mille. Chissà a casa gli altri se si domandano dove siamo, chi siamo. Ehi. Hey. So, what's the plan? Well, I found the kid Hercule spoke of, and also a guide.
She's up ahead. I think we can trust her. Follow me. The entrance is along here. Ci dicono attenzione. Just watch your footing. So, è vero, Giulio, è vero. Come viene raccontata la storia del paese è figo. We're gonna get the hell out of here. And set sail for the one place. Ain't nobody gonna be expecting us. Però molte missioni potevano essere tagliate. And get ourselves back on course. Where would that be? Place we just escaped from. You want to go back to Saint-Denis? If it was you got left, you'd want us to go back. I'd want it, but I wouldn't expect it. That's the point. Ain't no one gonna expect it. We come back from the dead, gather everyone, and we leave before anyone realizes we've even resurrected. L'ho tolto per rabbia, Regio. An insect bite you or something? Cause you gone, friend. We look like what we are. A bunch of desperados. On the road. Non sono d'accordo, Stan. But with the women, a change of clothes. We're a choir. Mi sono goduto tantissimo Skyrim anche in live, mi sono immerso tantissimo in Skyrim anche in live e non mi sono mai cagato il cazzo come con Red Dead Redemption 2 in Skyrim. How could I doubt you, Dutch? You got no idea, Arthur. No idea at all. I will do whatever it takes for us to survive. I guess that's what I'm afraid of. Hold on. Why? Gloria! A parte quelle missioni che sono proprio una rottura di cazzo. Ay, estás tarde. Buenas noches. Buenas noches. Ma è giorno. Dinero. Certo, sì. Sei uno dei miei giochi preferiti. A chi? Lo morde? Oh, it's genuine, old hag. Vamos, vamos, rápido. Now that gold right there, that's the last bit of gold I have in my pocket from the bank. Molto. The rest of it is at the bottom of the sea. Exactly. Molto bene. Signorme, mantenganse cerca. Yeah, but you know, wasn't Fusar one of the fellas Bronte pointed out to us? At the party in Saint-Denis? Yeah. You're right. I knew I'd heard that name before. So, I met up with Leon. That situation with the workers is dealt with. Captured, tied up, beaten. Poor bastards. No, that was me. Are you sure this Hercule fellers ain't just using us? Almost certainly. But he's the best chance we have right now of getting out of this place. Won't be long before someone figures out who we are and sends word to the U.S. So what happened with John in that bank? He survived. Unlike dear Hosea and Lenny. The only one they took alive. Why is that, you think? I don't know. I was already on the roof. I didn't right see out of the and roof. Abigail. I presume she was able to slip away in time. What are you talking about? You know, when I look back at all the chaos of the past few weeks, the apparent superficial same chaos, I begin to wonder, maybe, for somebody, this is all going exactly to plan. Still ain't sure what you're saying, Dutch. Puede callarse ya. Estamos cerca. Abigail è la... The door is stuck. La moglie di John. You'll have to lift it. Pardon me, my queen. Ok. Arthur, come help me with this. Allora direi just che è proprio tutto confermato. Ok, then. Hanno fatto un accordo. Oh, that's it. This way. Sí. Then you pay more. Okay. More. Just a second. Pay more. Pay now. Dutch, what are you doing?
Jesus! Easy, Dutch. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You sure you're all right, Dutch? I am just trying to make sure that some of us survive. Riprendiamo il lingotto. Now, shall we proceed? I guess. Listen, son, you think I want any of this? I don't know. Of course I don't. But I made a pledge to you all. We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. Well, maybe we've all just gone rotten. I'm doing the best I can. But my friend! I do not understand. Who are you? I come from Mexico. I never met those men. Does anyone believe him? No, guarda. Mr. Simon doesn't believe you. Even the mule doesn't believe you. E niente. Una schiaffa. Sì che deja de actuar. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No. La próxima vez será aún más duro. Bueno. Ha sido un placer. Siempre me encantaron. Beh, almeno c'è la fango e piove. Quanta corda hanno usato? Vamos, carajo! This way. They're all listening to that fool. They won't notice us if we stay quiet. Vengo, vengo. We need to deal with them. Well, I'm sure you got some ideas. Shut up and help me kill them. Okay, so this is good. On my count, you take the one on the right. I'll take the left. Vuoi urlarlo? Non sta contando. Vabbè. Fammi mettere questo bel so cappello. Much for the count to three. Okay, let's hide the bodies. You grab that one. Over here. Adesso veramente Assassin's Creed. Guarda come molla. Let's head around the back of the building and see if we can find a way through. Let's go in there. Bye. Well, you know me. Arthur will cause ourselves a little distraction and then poof, we will disappear. Maldita guarma. Take the other side of this door. Che carajo? Alto! Puta! Ma potevi dir prima, no? Scemo. Pegale un tiro al bandido! No, 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 no! Che palle! E vabbè, ero lì, lo seguivo. Ho detto, boh, sarà andato di là. Tienes algo de tomar? Come sabías? Porque te conosco! Porque te conosco! Voy a buscarla. Gracias. Prego. Ok, you take the nearest one on the left. I'll deal with this friend. Es una mierda. Es lo más bajo de una civilización. Piazza, grazie per i 60 mesi. Mi sta piacendo, sì. No, questa parte fa veramente cagare. Però in generale il gioco non è male. I think I preferred the other one.
Questa parte è un allungamento di brodo gigantesco giusto per farci capire che Dutch non è buono. Wow. Sì. Capito già dall'inizio del gioco. Ok. Now we need to create a diversion. Well, what do you think? Find another old lady to strangle? That is enough, Arthur. This is a war. Well, if this is a war, then we need to start blowing some stuff up. Exactly. Is there any dynamite? Oh, no, we don't need dynamite. We got a furnace and lots of sugar. Sugar? Oh, yeah. No problem. You'll see. Go close the windows and the doors. Go on, quick. Vediamo le imposte. This place will go. Lo fa? L'ho giocato il primo, sì. Apriamo la valvolina. Ok. We are nearly there. Sì, dobbiamo mettere. Okay. E tu? Faccio io? Non so. All right, head on out and wait for me. I'll get this. Ah, per una volta. Ha chiuso la porta così, hai visto? Mago. We better hurry. Follow me. Okay. Bentornato, Gabriel. Benvenuto nelle lande della noia. I don't want to be too close to that building when it goes up. Come on, we can hide behind that well. That place has to blow soon. Get ready to make a run for Javier. Sì, è la prima volta che lo gioco. Carajo! Che vaina! Come si è alzato il tetto? Dico. Che devo fare? Non fa niente. Sono morti. Ce n'è ancora uno? Qui ce n'è uno. Qui ce n'è uno. Oh, di partner. Cosa stanno facendo? Una buona domanda, stanno giocando a freccette con gli amici. Sono ragazzi. Dov'è? Bravo, lei uccide. Andiamo. Let's move! Yeah.
Proprio Dutch è stato abbandonato. Non mi pareva, ma... Come on, let's go, come on. Io sono stato abbandonato. Shit, se lui è scappato di qua senza di me. Arthur, you got them. Dutch, aspettami! Se non fosse per la minimappa, che cazzo che lo troverei? Va bene, ciao. Ma gatto. Sono messo in copertura, colpa mia. Ok. Delle domande su quel colpo lì invece. Ricarico, aspetta che ricarico. Dai. Dio mio. This will give us a chance to get the air cool forward. I'll be shooting. Lucina ha smesso di prenderci. All right. Now, all right. We did what you asked. It's like I said, Fusar knows who you are and knows the price on your head. It's a big problem. I see. But if we can silence him, then I can help you escape before anyone has time to get here from America. That way, we all get what we want. We want to get the boat you promised us. And you will. But you have found yourself in the middle of a war, Mifrid. Fuso has called in the Navy from Cuba. There's no way a boat could leave right now. Hercule! Hercule, s'il vous plaît! Vite! Vite! Come. Follow me. Ce n'è sempre una, eh. So now we have a real problem. This must be the boat he called in from Cuba. That's a goddamn warship. You kinda have to hand it to this feller. È una barca quella. So I guess great minds think alike. So what now? We fight or we run. Any of you boys feel like running? So what do we do?
I will go get the cannon ready. Okay, let's get... Carabina ripetizione, bolt action. Spingimi, no? Shoot them! Fellas on the beach! I see. Let's be paid for what we got. We got more coming at us on the right! Why the hell are we doing this? This ain't our fight! Do you want to get on this island? He's using us! Just shoot! More coming down the left side, fellas! Damn it, damn it, damn it! You think you are getting us a goddamn boat, Hercule? I am! What do you want me to do? We are trapped up here! Is that all you got? He's trying to take my puta! Someone get that son of a bitch at the back, on the left! Someone help me out here! I'm gonna need your help. Sure. Yeah. Get that bastard! I got more grit in the heel of my goddamn boot! Oh, certo. Vuoi una mano? Che dobbiamo fare? We need that cannon! E non so che devo fare. Ah, okay. Damn! This is heavy! Che tra l'altro è proprio un cannone, non è una Gatling questa. Damn! There's a whole lot more in this turning up! Uso io! E allora che serve? Vabbè. Grab that shotgun out there. There's a lot of guns out there. So what do we do? I say we push forward, because if we don't, we're gonna die here and now. Okay then. Okay then. This is kind of fun. Facias. E di orecchio, no. Ciao. Okay, I think we can move. Let's go. There are too many. We must stick close. Permesso, permesso. Non mi sparo in testa, però dai. Volentierezza, loro. Non vedo. Come on, let's move down. Yes, we need to push them back. Ciao! Questo è un gente che però per noi. Solo per noi. Aspetta, Arthur, stay with us. Funziona il su? No. Da dai non lo uso mai, no, perché non serve. Era più bello nell'uno quando lo potevi usare per fare le sboronate, ma qui è proprio inutile. Damn it! What do we do now? Nothing. You cover the left side. Okay. And you take the right, Hercule. Got it. Good luck. Anche a te. Let's get down to the beach. This is not over yet.
perché troias. Ah no, gatto. È difficile cecchino col petto. C'è una casetta, era con noi, era Hercules. Devo scendere, come si scende? C'è una scaletta? Se non lo so. Qua? Senta, sembra esserci una discesa, no? C'è un gruppo. Sono un citofono. Arrivo subito. Va la mia signora. Boh. Ce l'ho fatta? Sono vivo? Sì. Arrivo! Grazie Kenobit per il raid. Buongiorno. Come è andata la live? Io volevo chiudere 10 minuti fa, ma è partita sta missione. Niente. Non so. Non forse. È arrivata la mia nuovissima stazione meteo. That's the problem. It doesn't matter how many we kill, he will have the money to get more. Watch out! Down! You will have to climb up around the side. This way. Beh, almeno tu ti sei divertito. That one's going back to the touch. Bossa for now. I got him. Let's go. Dove è andato? Oh Franco, dove vai? Sopra, di sotto, si conferma, mi è arrivata la notificina. Posso finalmente usare l'arma fica? Bob, buongiorno gatto, sono 4, anche se ho perso un mesetto per sbaglio, mi scusi. Red Dead Redemption mi sta piacendo, alti e bassi. Nave sottomarina. Let's get down from here. Come on. There was quite some shooting, boys. Thank you. What now? Oh, they'll be back. But I found a boat for you. And he should be arriving on the dock anytime now. Great. Micah, go meet with the captain. If he's amenable and discreet, tell him we'll be ready to set sail soon. Bill, come help me collect poor old Javier. Sure. And cool. It was a great pleasure to make your acquaintance. Karazin, come di consueto rinnovo, buon weekend anche a lei, grazie mille. E non ci sono gatti in America, regalano il formaggio. Cammina. Arthur, puoi anche camminare da solo ogni tanto, Tanto non devo fare niente, tenere un tasto, santi Dio, che palle. Ci
torna a piedi in America. I thought I was dead for sure. Hi, boys. We got a real problem. Nice Mr. Fusar don't want us going nowhere. He knows just who we are. If he can keep us here for a few more days, well... And what about the captain of the ship here? They got him trussed up like a hog. Guards all over the place. Got us surrounded with gun positions. So when we try to sail out, he's gonna blow holes in us. This fella is really beginning to try my patience. He ain't even had you tortured yet. I like the man's style. He's thorough, nasty, and vindictive. Come noi! However... In this instance, I don't see we got any alternative, but we go and free our friendly captain and destroy the artillery. For once, I agree with you. Herr Kuhl? Oh, I'll fight Alberto Fusa every day I can. All right. Bill, you're gonna guard Javier on the ship here. Micah, Arthur, let's get to work. Herr Kuhl, we follow you. Anale, this way. Però facciamo lunedì questo, spero. Quick, let's get up around the back of that artillery post. No, minchia. Dai, ha salvato 2 minuti fa, va bene. No, perché sennò col cazzo. Ragazzuoli, io vi ringrazio infinitamente per le sub, le resub di questa mattina, di essere stati qui con me. Spero vi siate divertiti. Vi mando dei termofischioni. E noi ci vediamo stasera con... chiudi. Dark Souls. Buon pranzo. Ai termos diciamo grazie a Dio, è venerdì.